La questione di pregiudiziale da parte della Lega, partendo dal presupposto che questo è il quarto indulto mascherato, è il quarto svuotacarceri che il governo e che la maggioranza andrà ad approvare. L'ennesima vergogna, l'ennesimo provvedimento che va ad affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri, quando noi sappiamo benissimo che oggi le priorità del Paese, le necessità del Paese sono ben altre. Il problema del lavoro, il problema dell'occupazione, il problema dei giovani. Ma questo governo e questa maggioranza, che si assume ovviamente la responsabilità di questi provvedimenti, ritiene che l'unica necessità e l'unica urgenza da affrontare ripetutamente sia il problema delle carceri, sia il problema del sovraffollamento delle carceri. È il secondo decreto legge in 9 mesi, è il quarto svuota carceri. Tra l'altro un provvedimento, un indulto mascherato, verrà poi portato all'attenzione della Camera successivamente, dopo la votazione delle pregiudiziali. Con questo provvedimento, con questo indulto mascherato, e sfidiamo il Ministro, il Sottosegretario, a non dire che si tratta di un indulto mascherato, verranno rimesse in libertà più di 3.000 detenuti, più di 3.000 criminali, perché questo governo e questa maggioranza dimostra attenzione, dimostra solidarietà solo ed esclusivamente nei confronti dei criminali, disinteressandosi invece nei confronti delle vittime dei reati, a cui invece noi vogliamo dare voce e a cui vogliamo stare vicini. Ovviamente l'ennesimo decreto, senza tenere in considerazione quelli che sono stati anche e soprattutto ultimamente i richiami del Capo dello Stato, invitiamo la Presidenza della Camera a valutare se effettivamente ci sono i requisiti di ammissibilità e di costituzionalità del decreto stesso. Non ci sono i requisiti di straordinarietà, non ci sono i requisiti di urgenza, non ci sono i requisiti di emergenza, perché ormai voi continuate ad affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri, l'emergenza attraverso l'urgenza, attraverso dei provvedimenti tampone, attraverso dei provvedimenti occasionali, e questi decreti sono la certificazione del fallimento di tutti i decreti che in questi ultimi anni sono stati approvati. Provvedimenti non solo inutili per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, ma provvedimenti che sono soprattutto dannosi. Sono soprattutto dannosi per 3 motivi. Primo, perché viene inficiato un principio sacrosanto, che è il principio della certezza e il principio dell'efficacia della pena. Chi sbaglia paga, e se la sanzione prevista è il carcere, si paga con il carcere. Viene poi inficiato il lavoro delle forze dell'ordine, a cui ovviamente va il nostro ringraziamento per quanto viene fatto sul territorio. Le forze dell'ordine arrestano i delinquenti e i criminali, e grazie ai vostri svuotacarceri, ai vostri indulti mascherati, i criminali vengono poi rapidamente o rimessi in libertà, pronti a delinquere nuovamente, oppure vengono mandati ai domiciliari a scontare la pena comodamente seduti sul divano di casa. E ancora viene messo evidentemente in pericolo un valore che per la Lega è fondamentale, rispetto al quale ci siamo battuti, ci battiamo e continueremo a batterci nel bene e nell'interesse dei nostri cittadini, che è il valore della sicurezza, soprattutto oggi, quando il numero dei reati predatori, in modo particolare i furti nelle abitazioni, aumenta. Qual è la risposta del governo rispetto all'aumento dei furti? È quello di rimettere in libertà esattamente coloro i quali i furti li hanno commessi, e quindi vi assumete la responsabilità di fronte ai cittadini. In aula votate gli svuotacarceri, in aula votate gli indulti mascherati, e poi sul territorio andate a chiedere e a pretendere più sicurezza. Questa è un'incoerenza che ovviamente pagherete rispetto ai cittadini e rispetto agli elettori. Continuate a pensare ai detenuti, vi disinteressate delle vittime dei reati, continuate a perpetrare quella politica dei benefici, quella politica degli sconti di pena a favore dei criminali, quella politica dei regali, quelle politiche premiali che, ve lo voglio ricordare, prima di Natale ha portato ad evadere da 2 carceri 2 pluriomicidi, Gagliano e Esposito. Sono usciti dal carcere e sono evasi grazie alle politiche premiali, grazie a quella legge Gozzini che voi non volete cambiare. Volete cambiare la legge sull'immigrazione, la
la Bossi Fini, volete cambiare, volete modificare, e qua in parte in questo decreto la modificate, la legge, il testo unico sugli stupefacenti, la Fini Giovanardi, volete modificare, l'avete in parte modificata sui recidivi, la legge ex Cirielli, ma l'unica legge che deve essere modificata è la legge Gozzini, che è la legge che dà benefici, premi, sconti di pena a chi gli sconti di pena non se li merita e non se li è meritati. Vi abbiamo detto più volte come si affronta il problema del sovraffollamento delle carceri, non con questi provvedimenti tampone, non con gli indulti mascherati, non con i salva delinquenti, ma lo si affronta in modo strutturale, in modo organico, attraverso un serio piano di edilizia carceraria. C'è il piano carceri, erano stati stanziati 675 milioni di euro, ne sono stati tolti 200, rimangono 465 milioni di euro, ma il ministro non riesce a dirci come e se vengono spesi bene questi soldi per poter costruire nuove carceri e per poter riammodernare i padiglioni oggi in disuso. Ci sono 38 carceri fantasma, vi chiediamo e chiediamo al governo, l'abbiamo chiesto e continueremo a chiederlo, che queste carceri fantasma vengano rimesse in funzione proprio per assolvere al compito che il carcere ha, ovvero quello di poter espiare la pena da parte di chi i reati li commette. E ancora, ve l'abbiamo detto, continuiamo a ripeterlo, il 35% della popolazione carceraria presente nei nostri istituti di pena è di origine straniera, 23.000 detenuti stranieri. C'è solo una soluzione per poter ottemperare alla sentenza della Corte dei diritti di Strasburgo rispetto alla sentenza Torreggiani, che è quella di far scontare ai detenuti stranieri la pena nei propri paesi di origine. Se noi facciamo scontare 23.000 detenuti stranieri la pena nei paesi di origine, noi riporteremmo la capienza delle nostre carceri in quei limiti di tollerabilità rispetto alla sentenza Torreggiani e non saremmo obbligati a dover ricorrere costantemente agli indulti mascherati. Dal 1948 ad oggi avete approvato, questo Parlamento ha approvato più di 40 indulti, più di 40 amnistie, indulti mascherati, e il problema del sovraffollamento delle carceri non è assolutamente stato risolto. Alcuni aspetti di questo decreto che gridano vendetta, aspetti vergognosi rispetto ai quali, lo annunciamo durante le pregiudiziali, la Lega farà guerra su questo provvedimento, faremo il possibile e l'impossibile, non solo in Parlamento ma anche nelle piazze, per far decadere questo indulto mascherato vergognoso, irrispettoso delle persone oneste, irrispettoso delle persone per bene. Rendete obbligatorio l'utilizzo dei braccialetti elettronici, veniva detto prima, lo denunciamo oggi, l'abbiamo denunciato anche 2 anni fa, è stata stipulata una convenzione con Telecom, rinnovata 2 anni fa, 100 milioni di euro per poter acquistare 2.000 braccialetti elettronici, 2.000 braccialetti d'oro, neanche se li comprassimo da Bulgari spenderemmo così tanto per i braccialetti elettronici, 2.000 braccialetti acquistati, ne sono in funzione poche decine, quindi o abbiamo la garanzia che il braccialetto elettronico funziona e garantisce la sicurezza dei cittadini, oppure noi siamo contrari all'utilizzo di questo strumento. E ancora, la chicca, la vergogna più assoluta presente all'interno di questo decreto è la liberazione anticipata speciale. 45 giorni di sconto era previsto nel testo attuale, voi li portate a 75 giorni di sconto di benefici per buona condotta. Vuol dire che su un anno di carcere, su un anno di pena da espiare, il detenuto e il criminale sconterà in carcere solo 7 mesi, gli altri 5 mesi li potrà scontare in libertà. Se non è questo, caro sottosegretario, un vero indulto mascherato, ci dica lei cos'è l'indulto mascherato. Ogni 6 mesi 75 giorni di sconto, con efficacia retroattiva, la famosa retroattività delle leggi. Se l'avesse fatta il governo Berlusconi, la sinistra avrebbe gridato allo scandalo. Oggi approvate con riferimento all'indulto l'efficacia retroattiva di una legge a beneficio dei criminali. Bravi, complimenti, cittadini onesti sapranno ovviamente ringraziarvi. E ancora un'altra vergogna, e concludo Presidente, andate a stabilizzare la legge Severino, ovvero la possibilità di poter scontare gli ultimi 18 mesi non più in carcere ma ai domiciliari, comodamente seduti sul divano di casa, tra l'altro obbligando le forze dell'ordine non più a controllare il territorio ma a controllare chi i reati li ha commessi. Presidente, ovviamente la Lega
chiede di non procedere all'esame di questo provvedimento e annunciamo sin da oggi una battaglia parlamentare durissima per bloccare questo vergognoso e indecente indulto mascherato che il governo e la sinistra del PD si assume la responsabilità di portare in votazione davanti ai cittadini onesti. Grazie.